Domenico Cuomo, sei protagonista di, dopo diverse serie, insomma, Mare Fuori, Un Professore, adesso ti vediamo finalmente al cinema, protagonista di Mimì, il principe delle tenebre. Quindi innanzitutto parliamo del personaggio di Mimì, che è praticamente un freak vero e proprio, no? Innocente, che riesce a sentirsi felice in realtà solo quando incontra Carmilla, perché finché non arriva poi l'oscurità. Quindi come hai lavorato alle tante sfumature di questo personaggio? Beh, ho cercato di studiare il mio comportamento dai 5 ai 10 anni, e, insomma, l'età in cui ho finito l'asilo e ho iniziato le elementari, perché credo che sia quello il preciso istante, momento storico della mia vita in cui, secondo me, Mimì ha vissuto, perché volevo riprodurre nei suoi occhi gli occhi che avevo io, come il piccolo Domenico guardava il mondo e come il piccolo Domenico si innamorava del mondo. E in Mimì c'è a un certo punto uno switch molto forte, quindi ho dovuto anche studiare poi l'opposto di questo, quindi non solo le zone di luce ma anche le zone d'ombra della mia vita, ed è stata molto dura, è stato il progetto più tosto che ho fatto. Anche se ci sono stati progetti duri e pieni di emozione come Mare Fuori, comunque questo film, essendo un film horror, quindi un film di genere, quindi anche con scene con qualche gocciolina di sangue in più, insomma, che non, senza fare spoiler, è stato molto molto bello per me, è stata una prova molto importante. Ecco, proprio a proposito di Mare Fuori, hai trovato un percorso un po' affine di Mimì con quello di Gianni Cardiotrap, insomma, perché delle somiglianze sembra esserci, no? Qualche somiglianza effettivamente. Beh sì, però sono sempre somiglianze che possiamo ritrovare in qualsiasi altro ragazzo in condizioni non proprio, diciamo, eccelse. Il desiderio di misericordia, il desiderio di essere accettati, il desiderio di prendere un posto nel mondo, credo che ce l'abbiamo tutti, quindi se si parla di questo forse siamo simili anche io e te, quindi questo. Diciamo che ci frega un po' il peso, va. Diciamo che a occhio e croce io sono due volte te, quindi meno male che il pubblico non mi vede, quindi vedete che è meglio. Senti, e invece appunto com'è però affrontare un genere così particolare come l'horror, che insomma in Italia si fa poco, no? Quindi anche come hai lavorato a questo percorso di un cinema horror di cui una volta eravamo maestri in Italia e che poi, come tutti i generi, si è perso. Io spero che quei maestri, oppure chi amava quei maestri, abbia apprezzato il film e che apprezzi il film il 16 novembre, che uscirà nelle sale in Italia. È stato un tipo di progetto molto artigianale, il tipo di effetti speciali è stato praticamente curato ai massimi livelli da Brando De Sica, che è un grande amante del genere, quindi tutto è stato fatto sul serio. Anche gli stunt, prima dicevo, sono stati eseguiti da me in prima persona, tutti gli stunt del film sono stati eseguiti da me, c'è un desiderio di sacrificio totale da parte di tutta la troupe e da parte di tutti gli attori, quindi Mimì è un manifesto d'amore per il cinema. E poi hai pure avuto questa responsabilità, perché Brando De Sica è il suo primo lungometraggio, quindi lo hai battezzato, sei stato il suo primo protagonista, quindi com'è stato anche il lavorare con lui? Per me è un onore, lui è un visionario, è un'anima buona, è un entusiasta e io sono felice di essere stato accanto a lui. E poi ha avuto una coprotagonista strepitosa come Saretta Ciocca, che insomma è numero uno, io la porto, diciamo così, le ho profetizzato un successo sin dal primo ruolo, e lei lo sa e mi vuole bene per questo, ma soprattutto diciamolo, che grande attrice è. Un portento, avrà un lungo cammino e spero tantissimo per lei, diventerà una delle più grandi attrici italiane sicuramente. Un lungo cammino che stai avendo anche tu, insomma. Speriamo, siamo fuori, sotto al cielo. Esatto, Mare Fuori, Un Professore, Mimì. Ecco, e parlando di cinema, invece c'è un regista in particolare con cui sogni di lavorare un giorno? Tim Burton, è la serie Puntiamo Basso. Esatto. Perché proprio lui, vabbè, la domanda insomma è abbastanza Perché mi ovvio. Piacciono molto i caratteristi. Quindi mi piace molto Johnny Depp, mi piace molto Gary Oldman, chi trasforma la propria immagine a servizio di un messaggio del regista. Quindi per me, visto che l'attore deve essere un grande soldato, un perfetto soldato, mi piacciono molto i trasformisti, esatto, questo. E secondo me ti sei divertito a fare questo ruolo proprio molto. Perché finalmente, insomma, usciamo dalle galere. Esatto, è stato per me anche
questa una grande opportunità, l'opportunità di mostrarmi al pubblico in vesti diverse, con qualcosa in più, non posso fare spoiler, certo, ma ovvio. Completamente diverso. Ecco, e allora quindi, diciamolo ai produttori, qual è il ruolo che Domenico sogna di interpretare? Tutti i ruoli, io spero. Basta che non sia in prigione. Basta che sia un ruolo scioccante per me. Quando scioccante. Un ruolo mi sciocca e dico questa cosa è completamente lontana da me, mi inizio ad attivare. Quindi è una cosa. Sarebbe una cosa così, sì. Perfetto, allora in attesa dei prossimi ruoli scioccanti, diamo l'appuntamento per Mimì. Grazie. L'appuntamento di Mimì è il 16 novembre e spero vi piaccia. Mimì, il principe delle tenebre. Un bacio. Grazie e complimenti. Grazie, grazie mille.